Una quarta criticità riguarda il tema dei contratti di programma e dell'adeguamento delle tariffe aeroportuali in essi previsto. È divenuta da tempo abitudine non condivisibile applicare adeguamenti tariffari senza attendere l'approvazione amministrativa dei contratti di programma attraverso il previsto decreto interministeriale MIT-MEF. Si tratta di una pratica non corretta che potrebbe dar luogo, e lo sappiamo tutti in questa sala, a contestazioni da parte dei vettori aerei interessati e che deve evidentemente venir meno. Finora ho parlato delle principali criticità su cui dobbiamo lavorare per cogliere l'opportunità di cogliere quello sviluppo nel trasporto aereo. Il mercato del trasporto aereo è infatti in forte crescita, lo sappiamo tutti, nel nostro paese, più anche di altri. Anche nei primi mesi del 2019 i dati sono ottimi. Da gennaio a aprile i passeggeri internazionali sono aumentati del 6,2% rispetto al periodo dell'anno precedente e tra essi i passeggeri sui voli a lungo raggio ed extra UE sono in crescita addirittura del 9,4%.